per Rabiot, che entra in area di rigore. Il traversone, il colpo di testa di Ken, il vantaggio della Juventus. Moise Ken, dopo 32 minuti Juventus in vantaggio. Empoli 0, Juventus 1, azione Saramini perfetta dal punto di vista delle geometrie della Juventus. E beh, direi di nuovo nata dai piedi di Dusan Vlahovic, che dalla linea del centrocampo con il sinistro ha smarcato sulla corsia di sinistra Pellegrini, molto bravo a concedere la palla ancora sulla sinistra. Poi è arrivato il cross per Ken, che questa volta non ha sbagliato e con un colpo di testa ha messo alle spalle di Vicari. Assist di Rabiot, colpo di testa vincente di Ken, Juventus che la sblocca dopo la destra. Proprio Mandinelli è pronto a scodellare la sfera all'interno dell'area di rigore della Juventus, con una traiettoria a rientrare. Il pallone che spiove resta lì, poi mischia la palla nei pressi dell'area di rigore, c'è il gol dell'Empoli che va immediatamente a pareggiare. Se non ho visto male, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato Sara di Zurkowski. Allora Empoli 1 Juventus 1 in mischia, si è creato questo pallone vagante in area di rigore che è rimasto lì, e poi Zurkowski con la punta del piede ha anticipato tutti e ha realizzato il gol dell'1-1. Empoli 1 Juventus 1 e Saramini, e per quello che abbiamo visto è il risultato più giusto rispetto a quello che si è visto in questo più giusto tempo. Per quello che abbiamo visto sul terreno di gioco, e che errore incredibile da parte della difesa della Juventus. Erano tre giocatori esattamente, Bonucci, De Ligt e anche Vlahovic. È stato più bravo di loro tre Zurkowski, è riuscito a fermare il pallone nel cuore dell'area di rigore e poi con la punta di destro è riuscito a pareggiare. Davvero un gol bellissimo e importante soprattutto per Andrea Zoli. Ed è un gol dell'Empoli con Aslani che prova ad andare di prima in avanti da Mandinelli, ma il pallone viene recuperato dalla Juventus. Attenzione, proprio a Quadrado, limite dell'area di rigore, potrebbe anche andare alla conclusione. Va a servire invece Vlahovic che va a scartare anche il portiere. Vlahovic, Juventus in vantaggio, Empoli 1 Juventus 2. È il 46esimo, il gol di Dusan Vlahovic che ha fatto Saramini una cosa meravigliosa, facendo esplodere anche tanta della tribuna sotto a noi. Ecco perché non cantavano, aveva ragione il presidente Fabrizio Corsi, perché ci sono tantissimi tifosi bianconeri anche nella tribuna, che solitamente è occupata dai tifosi azzurri. Bravissimo Dusan Vlahovic, perché ha aspettato che Vicario sbagliasse e ha messo di nuovo alle spalle del portiere azzurro. Dusan Vlahovic sta facendo una partita meravigliosa, anche se sul pareggio dell'Empoli c'era anche lui in difesa. Gran gol di Vlahovic, tanto in sottofondo sentirete, cari amici radioascoltatori, le urla di disappunto da parte dei tifosi di fede empolese. Evidentemente non sono tutti quanti bianconeri quelli sotto alla nostra tribuna. Il microfono effetti piazzato dal nostro buon Andrea Pieri capta ovviamente la gioia dello spicchio bianconero, ma anche il disappunto da parte dei giocatori dell'Empoli. Vlahovic, che è stato veramente bravissimo nel cuore dell'area di rigore, ha stoppato il pallone con il destro e poi ha eluso l'intervento di Vicario andandolo a trafiggere freddo come il ghiaccio con il mancino. Finisce qui il primo tempo assolutamente che non sta ingannando le attese. Empoli 1 Juventus 2, rapidamente il tabellino, vantaggio bianconero al 32esimo, con dall'altra parte anche Vlahovic servito, entra in area di rigore Vlahovic contro Vicario, il gol della Juventus con Dusan Vlahovic. Era regolare la posizione, il guardalinee va verso la linea centrale del campo, e allora 21esimo, Empoli 1 Juventus 3, la doppietta di Dusan Vlahovic, azione di contropiede chirurgica da parte della Juventus. Sì, molto bravo a ripartire in velocità Quadrado, a consegnare la palla a Morata e poi al limite dell'area di rigore Morata per Vlahovic, il cucchiaio addirittura, il tocco sotto da parte di Vlahovic, la doppietta segnata allo stadio Castellani e poi la corsa da parte dell'attaccante serbo con il dito alzato ad indicare i tifosi della Juventus. Con loro è andato ad esultare Vlahovic. Alla tre quarti per Luperto e poi c'è la conclusione, la palla che finisce in rete, ancora Zurkowski. No, il gol non lo ha
fatto Zurkowski, chiedo scusa, in mischia, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato proprio di Lamantia in mischia, è andata a realizzare il gol del 3-2 e la partita della Castellani si riapre, Empoli 2 Juventus 3, le partite proprio vero non finiscono se non al 90esimo. Sara, è stato un assist fortuito se vogliamo all'interno dell'area di rigore di Luperto, è stato molto bravo Lamantia ad approfittarne ed accorciare le distanze nuovamente. Se lo